Ragazzi, la Roma purtroppo paga quello scontro diretto con lo Slavia Praga, ha perso 2-0, paga anche sicuramente il pareggio con il Servette, oggi fa il suo e vince in questo momento 2-0 contro lo Sheriff, ma dall'altra parte lo Slavia ne fa 4 al Servette, quindi era difficile sperare una Roma prima in classifica, però a questo punto è appurato. Roma seconda, Slavia Praga primo. Inutile qua stare a dire che era un girone in cui la Roma doveva e poteva arrivare prima. Su questo non c'è ombra di dubbio. Per quanto riguarda la Fiorentina, è riuscita a prendere il pareggio per il momento perché perdeva 1-0 col Ferencvaros e la sconfitta col Ferencvaros indicava comunque Ferencvaros primo e Fiorentina seconda. Ora con questo pareggio qua di Ranieri, tra l'altro Ranieri uomo Conference League perché già il terzo gol in competizione in questi gironi, con questo pareggio la Fiorentina al momento è prima del girone e deve arrivare prima, ragazzi. Deve arrivare prima perché una squadra come la Fiorentina non può arrivare seconda in un girone del genere. La Roma, ragazzi, la chiude già nel primo tempo, in realtà, la partita 2-0. Subito Zalewski per Lukaku lì in mezzo che col tap-in vincente o quel piattone batte il portiere dello Sheriff. Va su 1-0. Poco prima aveva avuto anche un'occasione Karsdorp con un piattone. Arriva poi il 2-0 con una bellissima, un bellissimo diciamo scucchiaiata per sempre Zalewski, palla dentro, ci crede Belotti e Belotti di testa fa il gol del 2-0 e la partita poi già si è chiusa lì. Lo Sheriff ogni tanto ha provato a rendersi pericoloso se vogliamo, però la Roma non ha mai sofferto quasi lo Sheriff si può dire, anzi poi nel secondo tempo se vogliamo con i giovani primavera entrati, no? Ci sono delle occasioni, no? Quel tiro centrale, quel dribbling bellissimo di Shaarawy che manda Pisilli, se non sbaglio, al tiro, anche lui col destro, e poi il potere dello Sheriff fa la parata. Qua c'è stato un colpo di testa del giocatore di colore, il numero 23, che non leggo il nome, però bloccata centrale da Svilar, tranquilla, facile, facile, e quindi la Roma si sta per portare a casa questa vittoria. Ripeto, è un peccato perché comunque la Roma farà due partite in più, due partite in più che sarebbero comunque energie che toglieranno anche in campionato, giocherai di più, soprattutto beccherai una di quelle che scende dalla Champions. E diciamo che non è mai semplice andare a beccare qualcuna che scende dalla Champions. Ora, a occhio e croce non mi ricordo tutte le terze che ci sono in Champions che sono scese, però qualcuna ovviamente è abbordabile per la Roma, qualcuna la Roma la può battere, però dall'altra parte ragazzi, ecco, diciamo che qualcuna è tosta, ad esempio per fortuna vabbè, la terza del giro del Milan non può beccarla perché è il Milan stesso e per quello la Roma diciamo che è contenta da questo punto di vista. Però ecco, c'è quella regione dell'Inter che se non sbaglio chi è il Benfica? Il Benfica è sceso, se non sbaglio, è stato terzo. Ecco, già un Benfica, beccarlo per la Roma, per quanto non è un Benfica strabiliante, sai, vai di Andalus, è sempre tosta. Poi ci sono altre squadre comunque interessanti dove la Roma deve stare abbastanza attenta. Però staremo a vedere, ragazzi, ormai questo è il risultato e non ci si può fare nulla. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, faccio un video abbastanza breve, ragazzi, non voglio allungarmi troppo, per quanto stanno ancora giocando, attenzionerò di più la Fiorentina perché l'1-1 è ancora in bilico, perché un gol di Ferencváros cambia tutto nel girone, mentre la Roma mai è seconda ufficialmente. La Fiorentina, diciamo che è quella classica squadra che in conference, giustamente non si impegna neanche più di tanto, no? E a volte ti dà l'impressione che possa appunto prendere così tanto sotto gamba sta competizione che nei gironi lascia punti per strada. Anche oggi, no? Entra con un atteggiamento non da dire dai, bisogna vincerla, no? Mi basta anche il pareggio, arrivo primo e sono contento così. E non a caso poi il Ferencváros passa in vantaggio su una chiusura brutta di Parisi che non fa una buona chiusura, la palla passa. E poi c'è questo tap-in vincente al centro per il giocatore del Ferencváros che trova il gol dell'1-0. Christensen, tra l'altro, ha fatto anche due miracoli nel primo tempo, di cui una, se non sbaglio, se la mangia proprio l'attaccante del Ferencváros. La
La Fiorentina, deve essere sincero, il primo tempo non mi ricordo chissà quale grandi occasioni. Io avevo anche comunque zona gol, quindi magari alcune occasioni non le hanno fatte neanche vedere la Fiorentina, però ecco, non mi ricordo queste grandi occasioni. Si spacca Nico Gonzalez dopo nel primo tempo, uno strappo, e questa qua è una grave perdita per la Fiorentina. Si è rotto anche Aguar per la Roma, ora che ci penso, e anche questa qua è una grave perdita perché si va ad aggiungere agli altri infortunati che ha la Roma. E però Nico Gonzalez, ragazzi, è un'assenza molto, molto, molto pesante. Molto, molto pesante. Però Nico Gonzalez è molto forte, lo sappiamo, però è delicato anche lui con gli infortuni. Poi, una volta che comunque il Ferencváros trova l'1-0, la Fiorentina giustamente non ci sta, appena alza un pochettino i ritmi, diciamo che poi trova il pareggio. Innanzitutto Milenkovic ha avuto un'occasione di testa, lui, dove la palla esce fuori di poco. Poi sempre calcio d'angolo, Maxi Lopez palla dentro per Milenkovic, che di testa ancora stacca lui, la palla in qualche modo poi arriva a Ranieri, che ragazzi col collo, no, con la gamba alzata, questo collo pieno, riesce a battere il portiere del Ferencváros. Quindi ragazzi, vedete, quando la Fiorentina vuole accelerare un pochettino trova il gol, perché è troppo comunque superiore secondo me alle squadre che incontra in questo momento, parliamoci chiaro. Per il resto, ripeto, spero che finisca così, così almeno la Fiorentina passerebbe prima del girone e si eviterebbe comunque due partite, diciamo, tra virgolette, in più nel groppone. Anche lì comunque sono le terze dell'Europa League, quindi qualcuna lì magari scomodina ti poteva anche capitare. E così invece per il momento la Fiorentina non è. E ragazzi, che dire? Per il resto non ho altro da dirvi. Ripeto, rammarico Roma e la Fiorentina, non dico in scioltezza, però ecco, giocando con le riserve praticamente riesce a trovare il passaggio del turno. Attenzione che qua c'è il 3-0 della Roma, 3-0 della Roma che chiude definitivamente i conti, ma ripeto, purtroppo lo Slavia Praga dall'altra parte ha fatto comunque 4-0. Pisilli, ragazzi, sempre lui, Pisilli, il giocatore che ha avuto l'occasione prima, ha trovato il gol. Bella questa immagine di questo ragazzo che alla sua prima partita, penso, europea, trova il gol in Europa. Quindi sicuramente un'emozione importante questo ragazzo. Il Shaarawy per Lukaku, Lukaku la ridà. No, scusate, ho sbagliato. Pisilli per Lukaku, Lukaku la ridà ancora a Pisilli. Stop. Cioè controllo e poi tiro, c'è anche una deviazione, vabbè, comunque ha fatto il gol questo ragazzo, numero 61. Deviazione che ci sta. Complimenti a Pisilli, anche Mourinho è contento, sorride. Queste sono le immagini belle. Ed è finita in questo momento, ragazzi, a Roma. La Roma vince 3-0, si qualifica come seconda, farà i sedicesimi, ovvero i playoff. Però vabbè, ragazzi, è così, purtroppo così. Mancano 30 secondi. Anche qua con la Fiorentina Ferencváros, vediamo questi 30 secondi finali per vedere se ufficialmente la Fiorentina è qualificata da prima. Vediamo un po', però direi di sì, perché ha il possesso palla la Fiorentina, il Ferencváros non riesce a toglierlo, la Fiorentina palleggia bene e tra 10 secondi l'arbitro dovrebbe fischiare, fischietto in bocca, fischia in questo momento, ragazzi, la Fiorentina è ufficialmente classificata prima nel girone. Perfetto. Perfetto, questi sono i responso di queste partite qua. Stasera, ragazzi, l'Atalanta non la farò uscire per il semplice fatto che è già qualificata prima, quindi mi piglio un po' di tempo, non ha tanto senso portare una squadra come l'Atalanta che è già qualificata prima in classifica ufficialmente. Like, commento e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Qui da me che è tutto, bella!